Jacopo Semprini, dopo 6 risultati utili consecutivi, sabato contro il Milan è arrivata una sconfitta di misura. Come avete vissuto questo risultato all'interno del gruppo? Beh, sicuramente è stata una sconfitta amara, perché la partita è stata sostanzialmente abbastanza equilibrata, loro erano comunque una squadra forte, come tutte ormai sono in questo campionato, e quindi non siamo stati sicuramente contenti del risultato finale, però lo siamo stati per quanto riguarda la prestazione e il percorso che stiamo continuando a fare fino a qui. E abbiamo vissuto questa sconfitta in modo molto tranquillo, perché abbiamo continuato a lavorare per prepararci al massimo per i prossimi eventi. Come dicevi, è stata una partita molto equilibrata, con una prestazione positiva. Bisogna ripartire da qui? Assolutamente sì. Continuiamo sicuramente, come sempre, a lavorare sodo. Negli allenamenti ci impegniamo sempre al massimo e continuiamo a cercare di fare risultato in ogni partita per arrivare più avanti possibile. Lo stadio Mazza è ormai diventato la vostra seconda casa. Ci si abitua a giocare in un simile palcoscenico o ogni volta l'emozione è un qualcosa di incredibile? No, a giocare in uno stadio così penso non ci si possa abituare mai. È sempre una grande emozione ed è sempre bellissimo poter giocare in un palcoscenico del genere. È la tua prima stagione nel campionato di Primavera 1. Che cosa ti ha colpito di più di questa competizione? Mi ha colpito come tutte le squadre siano veramente forti e tutte possano ottenere un risultato con tutte le altre, e anche perché ogni partita fa storia a sé e abbiamo potuto notarlo di partita in partita. Per te, che sei nato e cresciuto a Rimini, è la prima esperienza lontano da casa. Come ti stai trovando qui a Ferrara? Devo dire che mi sto trovando molto bene. Inizialmente ovviamente è stato abbastanza difficile ambientarsi, ma ora con gli amici, con la città, devo dire che ho trovato un buon feeling e mi sto trovando davvero bene. Venerdì vi aspetta la trasferta contro la Fiorentina. Come prosegue la preparazione in vista di questo incontro? La preparazione prosegue come per tutte le altre partite. Noi ci stiamo allenando con un buon ritmo, cercando di arrivare più pronti possibili a un'altra battaglia, che è quella contro la Fiorentina. All'andata contro i Viola arrivò un successo per 1-0 al termine di una partita molto equilibrata. Come ti immagini la prossima sfida? Sono sicuro che la prossima partita con la Fiorentina sarà sullo stesso copione di quella dell'andata, perché sono una squadra che comunque lotta su ogni pallone, e come tutte le altre, e quindi sarà una grande lotta e dovremo cercare di prevalere sull'altra squadra.